interattività, questo è il filo conduttore di queste giornate dedicate all'innovazione da domani e fino a sabato a Bari. Laboratori ma anche protagonisti della ricerca in mostra nel centro storico. Sì, appunto, parola d'ordine è interattività, cioè fare in modo che quello che è la produzione della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione possa interagire con il passante, con i bambini, con la gente comune. Quindi il centro storico di Bari sarà invaso un po' da questi cosiddetti exhibit, cioè che sono dei luoghi in cui si vedranno dei prototipi, dei prodotti tecnologici oppure dei processi, che però non saranno in mostra, ma avranno sempre un meccanismo rispetto alle quali il passante avrà qualche modalità con cui interagire, o perché parteciperà al processo, o perché sarà il destinatario, diciamo l'end user rispetto alla tecnologia. Queste giornate saranno la rappresentazione di quanto la Puglia ha fatto nel campo dell'innovazione, nel campo della ricerca e del lavoro portato avanti dall'assessorato alle attività produttive, da ARTI, la nostra agenzia regionale per le tecnologie e l'innovazione, e in parte dal lavoro delle scuole che come assessorato all'istruzione e formazione abbiamo seguito. È un lavoro straordinario che è stato fatto e questi tre giorni lo rappresenteranno nella maniera come dire, più dinamica, più divertente, più leggera possibile. Ci saranno delle lezioni magistrali, ci saranno dei laboratori per i bambini e i ragazzi, ci saranno delle premiazioni per i lavori migliori dei ragazzi e si racconterà e si mostrerà dal vivo i passi da gigante che la Puglia ha fatto sul terreno dell'innovazione e della ricerca, quella ricerca e l'innovazione che sono la chiave di volta per il nostro futuro e che già noi stiamo misurando nel nostro presente. Anche alfabetizzare, perché il gap dell'Italia anche nei confronti degli altri paesi dell'Unione Europea è evidente, quindi la Puglia, che già si è contraddistinta nel panorama nazionale e internazionale perché è una regione dinamica, innovativa, che ha portato un contributo ad un'economia diversa, proprio intelligente, deve sforzarsi adesso di avvicinare proprio all'innovazione tutte le fasce sociali. Quindi il concetto è: siamo una delle locomotive del paese nel settore dell'innovazione, dobbiamo diventare una delle prime regioni in Italia per l'avvicinamento dei cittadini pugliesi ai saperi informatici, ai saperi tecnologici, ai saperi innovativi.